life in bottles. Granddaddy had the golden flask. Backstroke every day in Chicago. Some people like the way it feels. Bella a tutti ragazzi, qui è Marsec, bentornati al mio canale. Oggi signori siamo tornati qui con un nuovo video, con una serie ormai dimenticata, ovvero il tutorial, i tutorial in BMX. Premetto che ci saranno altri tutorial più avanti, adesso vedo poi quando farli, quindi calmi che ci sono tanti trick ancora lasciati indietro da portare sul canale. E vi invito subito a lasciarmi un mi piace e condividere questo video a tutti i vostri amici che appunto vogliono imparare altri trick, come ad esempio questo a slide, la clip che avete visto normale prima dell'intro, quella non rallentata, che adesso vi rimetto di nuovo qui in sovrappressione in modo da farvi capire cosa intendo, ovvero grindare col culo sopra alle ringhiere, muretti, container, rampe inclinate tipo le skill raise, grondaie dei tetti, eccetera. Insomma, dove si può grindare con il manubrio, si può grindare anche con il culo, con il sellino. Ed è abbastanza semplice, però anche qui bisogna un attimino impegnarsi e trovare bene la combinazione giusta e il tempismo giusto per appendersi col culo sopra un muro. Io ho trovato questo spot, che è uno spot così, ho trovato subito, l'ho fatto subito qui, però alla fine si è trovato uno spot dove potete grindare a lungo, tipo anche nel skill race dove c'è un tratto lungo per grindare col sellino. Potete andare fino all'infinito senza farlo cadere ovviamente il personaggio, dovete avere anche voi un minimo di stabilità. Adesso partiamo subitissimo con la clip rallentata e i tasti. Allora, ovviamente prima di tutto dovete correre verso il muro e dovete saltare un bel po' prima del muro, quindi dell'obiettivo dovete grindare. E quindi una volta che avete saltato dovete portare l'analogico verso destra se il muro sta a sinistra, oppure l'analogico verso sinistra se il muro sta a destra. Una volta fatto ciò, senza staccare il pollice dall'analogico, dovete girare l'analogico verso il basso, quindi da destra lo girate verso il basso o da sinistra verso il basso in base a che posizione state facendo questo trick, come il frame bones in aria in poche parole, che poi porterà anche il trick tutorial di quel trick lì, perché è utile ed è anche molto bello da fare rispetto al frame bones normale, ti sciali di più, è molto molto più figo. E quindi la mia raccomandazione che vi posso fare è di tenere il pollice sempre sull'analogico mentre passate da destra barra sinistra verso il basso. Poi se vi trovate bene staccando il pollice, io ho imparato così, mi trovo bene così, lo so fare così. Asse slide appunto è il grindare col culo, perché ancora non l'ha capito, ma credo che sia inteso dall'inizio del video. E quindi è un video abbastanza corto e anche semplice, perché alla fine, come ripeto, il trick bisogna un attimo avere un po' di pazienza e impararli, poi tutto viene automatico, cioè non ci vuole nulla. Alla fine bisogna un attimino capire bene la tecnica e metterla in pratica per un paio di minuti, magari si richiede anche uno o due ore di pratica, è normale, uno alla fine fa quello che può e impara con i suoi tempi, non c'è fretta. E niente ragazzi, questo trick alla fine è utile nelle skill race oppure trick in free mod, e il fatto anche è utile anche quando c'è da grindare con il manubrio nelle skill race, che però avete la rampa nella parte opposta tipo del container. Ad esempio abbiamo il container a sinistra e la rampa a destra, con il manubrio alcune volte rischi di arrivare a fine del container e cascare, invece con la slide appunto atterri giusto, quindi anche un ottimo metodo per distaccare dal solito underbar, ovvero il trick per grindare col manubrio che trovate sempre il tutorial nel mio canale. Non mi voglio dilungare troppo perché alla fine il trick è questo qui, bisogna soltanto impararlo, il tutorial basta tornare indietro nel video e vedere la combinazione dei tasti e seguire il mio consiglio, a parere mio il consiglio è quello di non staccare mai il pollice dall'analogico da quando fate il cambio di direzione. Niente che dire, questo video può finire qui. Se il video vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale cliccando su quel fottuto pupazzo in fondo al video, attivate la campanella per non sputtanare le feed di YouTube, lasciate un bellissimo mi piace, condividete il video a tutti i vostri BMXari per ampliare questa community di gente che gioca in BMX, passate dal canale e dal gruppo di Telegram in descrizione e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!